boys, three girls, especially three girls. Mauro, ricominciamo, dovevi fare un chiarimento. Ho sbagliato, la velocità nel parlare mi ha fatto dire una cosa scorretta, ho detto che le macchine da corsa devono pesare 600-700 kg meno. Ho sbagliato, l'obiettivo di chi porta le macchine in pista è di alleggerirle da 3 a 350 kg, quindi togliendo i condizionatori, i sedili che non servono, poi viene aggiunto roll bar, le cose in composito, alluminio e carbonio, quindi ho detto un numero troppo elevato prima, sbagliando e parlando troppo frettolosamente. Un mesetto di dieta e via. Allora, qui vediamo un... No, questo è un... Smettila che ti tiro una volta. L'olio, un filtro dell'olio e dunque è la centralina, giusto? Stiamo vedendo un bel cambio automatico di un F-150 del 2004. Un vecchio 4 rapporti, adesso siamo abituati a questi cambi che aumentano marcia ogni anno, mettono marcia in più. 9, soprattutto 9, soprattutto nell'automatico sembra che sia abbastanza semplice aggiungere marce, no? Perché non abbiamo ingranaggi a maglia fitta, non abbiamo strutture così complicate per gli ingegneri per aggiungere un rapporto in più. Questo è un vecchio cambio, arriva il momento in cui si rompe e qui salto una volta davanti dicendo che le nostre macchine quando vengono vendute usate fanno anche revisioni di questo tipo prima di essere vendute, per cui è impossibile che tu capiti, impossibile, proprio ti dico che è tecnicamente possibile ma è veramente improbabile che tu compri una macchina delle mie e rompi il cambio. A meno che non lo rompi tu per cattiva utenza, perché quando arrivano sotto usura noi li facciamo. L'olio nero, no? Che dovrebbe essere rosso come il vino buono, ci fa vedere che i dischi sono usurati, quindi è come la stessa polvere delle pastiglie che sporca il freno, è lo stesso composito che sporca l'olio del cambio quando i dischi si usurano. Un cambio automatico è fatto da cestelli 1, 2, 3, 4 pieni di dischi, adesso spero di fare in tempo a farteli vedere. Ogni pacchetto di dischi è una marcia e il labirinto idraulico, valve body o cervello che si chiami come si vuole, insieme alla gestione elettronica della centralina, nel momento in cui, in base all'apertura dell'acceleratore, in base a tutti i dati che arrivano al sistema di cambiata, spengono e chiudono un cestello che è quello della prima e aprono quello della seconda, comprimendo i dischi. Quindi il funzionamento di base è molto semplice perché gli americani lo stanno facendo andare a olio senza elettronica da quando è nato, capito? Adesso ci siamo evoluti e addirittura si spegne l'iniezione mentre sta cambiando, insomma, secondo me un po' di male l'ha fatto l'elettronica a questo tipo di congegni. Quelli di oggi vanno molto molto bene, quelli nuovi proprio stanno dimostrando di non dare problemi nonostante l'elettronica sia aumentata. Questi qua invece, che erano una fase intermedia quando è arrivata l'elettronica anche nel cambio automatico, li ha resi fragili. Li ha resi fragili al punto che se tu stai comprando una macchina americana o europea con 100, 120, 130 mila devi cominciare a dire cavolo, forse il cambio automatico è da fare, e poi ci troviamo 2, 3, 4, 5 mila euro di intervento in base a quello che è il cambio, per cui stiamo attenti, no? Perché si fa sempre così alla svelta, banalizzare, dire no è cara, compro l'altra, e poi probabilmente non c'è uno storico di manutenzione e tantomeno non c'è un intervento fatto prima della vendita. Se tu parlavi dell'olio, si parla sempre dell'olio motore, per cui teniamo d'occhio il motore. L'olio del cambio invece è qualcosa che andrebbe andrebbe. Ma non tutti lo fanno. L'olio del cambio ha intervalli di sostituzione meno frequenti, ma è una roba che fanno tutti, però non può mancare. Insomma, io mi aspetto che un meccanico che abbia in manutenzione una macchina col cambio automatico tiri sulla stina e faccia il livello. I tedeschi hanno adottato il sistema che tu non lo puoi nemmeno controllare, che non approvo. È vero che se uno sbaglia a mettere l'olio nel cambio rischia di fare un pasticcio, hai capito? Però che tu mi bulloni la stina e che debba andare per forza al centro autorizzato per fare il livello mi costringe tante volte a non controllarlo, hai capito? Ci sta che tu dici non si consuma perché non viene incenerito dalla combustione come in un motore, no? Perché il motore si brucia perché siamo a contatto con quello che è lo scoppio del pistone, quindi c'è l'incenerimento dell'olio e chi fa l'olio lotta per evitare che l'olio si consumi. Nel cambio questo discorso non c'è, ma potrebbe perdere, potrebbe consumarsi comunque perché tutto si modifica. Nella fisica tutto si modifica, per cui questa non possibilità di controllarlo non mi piace. Noi chiaramente buttiamo nelle nostre manutenzioni, come tu, hai qua la macchina, me la porti per il GPL, no? Mi hai portato il tuo... È chiaro che passa al controllo anche dell'olio del cambio, perché tu non lo farai mai. Tu utente metti la D e te ne vai a spasso, certo. Capito? E tante volte per cattive manutenzioni, piuttosto che mancanza di controllo, rischi di capitare in rotture come questo, perché... Cambi come questi soffrono l'assenza del chilo dicendoti sono un po' più ruvido di prima. Quando ne mancano due l'hai bruciato. Ok.
Capito? Vedo una marea di bulloni che stanno svitando. Sì, lì c'è da farsi, lì c'è da farsi venire il mal di testa. Ti fa capire quanto... Però quanto adesso, questo te lo faccio vedere. Questo qua è proprio quello che si chiama Val Body, no? Una volta era molto meno complicato perché era la turbina d'olio. Dov'è il convertitore? Che glielo faccio vedere. Qui ti faccio vedere, Franco, quello che, di cui ti parlavo settimana scorsa. Vieni a vedere. Ti ricordi che ti ho parlato della flywheel, il volano, l'inerzia, che tu mi hai detto che in biologia non sei molto preparato? Sì. Allora, invece del volano abbiamo la flywheel, ok? Sul quale viene bullonato il convertitore ad olio. Che il convertitore di olio, tra l'altro. Questa è una turbina, è una sequenza di ventole. Se io te lo aprissi vedresti una sorta di motore aereo, hai capito? Okay. La pompa gira con l'albero centrale e quando tu sei fermo al minimo, questo qua stalla. Hai capito? Significa? No, l'ho capito, è che è pieno di... Fa niente. Non importa, siamo abituati all'olio. Quando tu sei fermo al semaforo col piede sul freno del cambio automatico, non schiacci la frizione e il cambio non soffre, quindi chi si sbaglia e mette la folle, non mettete la folle, perché al cambio non gliene frega niente di essere in D. Lui non sta lavorando. Io vedo tanti di voi che sono approdati al cambio automatico e che mettono la folle al passaggio a livello o al semaforo rosso. Io papà. Ma no, gli rompete le scatole. Addirittura lo mettete più contro l'usura, perché nel momento in cui innesti lui deve agganciare. Quindi state tranquilli col piede sul freno, perché a lavorare è il convertitore che stalla. Quando i convertitori a stallo alto, quando parliamo di macchine da lancio che non hanno coppia in basso ma coppia in alto, sono convertitori che stallano 1200, 1500, 2000, anche 3000 giri, perché lo stallo del convertitore è come il pilota che non stacca la frizione per trovare la coppia del motore. Le macchine normali hanno invece uno stallo molto basso perché appena parti è in presa, non dovendo andare a cercare la coppia del motore in alto, quindi rimane molto fluido. Quando il convertitore ad olio gira, spinge la pressione all'interno del cambio mediante la pompa e qui comincia a girare in questo che è il valvodio labirinto. Hai capito? Ogni condotto porta a una marcia o a un cestello o a una funzione del cambio automatico. Detto questo, se ci si vira fuori i cestelli, cosa che faremo, vero Thomas? Sì. Adesso magari ci fermiamo un secondo con la telecamera, almeno ti diamo il tempo per farlo. Tiriamo fuori i cestelli e ti faccio vedere che cos'è una marcia nel cambio automatico. Non troveremo gli ingranaggi, ma cestelli pieni di dischi. Allora Franco, guarda, forse abbiamo trovato che cos'è. Vieni a vedere, vedi? Questa è la pompa dietro la turbina. Vieni Thomas. Io sono un po' meno da officina di te, vedi? Allora, dietro il convertitore abbiamo la pompa, questa è quella che genera pressione, quindi la macchina si muove grazie a questa pompa. Ripeto, lo stallo è dato dalla turbina, che è il convertitore ad olio, e questa è la pompa dell'olio che gira su due alberi separati. Abbiamo trovato, vedi, il fermo fuori del primo pacco di ingranaggi e di dischi. Quindi il guasto, guarda com'è deformato. Cioè, anche se non capisci nulla di meccanica, capirai che questo è un pezzo rovinato, giusto? Sì, mi sembra. Questo riesce a vederlo. E questo fermo tiene fermo il pacco della prima, che è quello che troviamo immediatamente dietro la pompa. Adesso Thomas mi tira fuori i dischi, li facciamo vedere a casa e poi la prossima volta lo rimonteremo. Vi dico che questo tipo di lavoro non lo fa quasi nessuno. Anche noi non siamo preparati al 100%, nel senso che se troviamo il guasto meccanico, allora possiamo intervenire e cambiare ciò che abbiamo trovato. Se il guasto è elettronico, i guasti elettronici sono invisibili. Quindi ci vuole qualcuno attrezzato con un banco prova. Questo va bene, cioè questo buono. Questo posso permettermi di ripararlo perché ho trovato il guasto meccanico, quindi, capito? Tira fuori il cestello. Tira il fuori il cestello, quello del dash, no. Lo stesso, no. Guarda qua, questi sono tutti cestelli. Guarda qua. Questi sono i dischi, quindi ogni... Sono intatti, integri, no? Sono buoni, sono bruciacchiati, scottati, ma sono buoni, capito? Il problema non è qua, hanno sofferto perché quel fermo era fuori. Questa è la banda del tamburo, questa qua è proprio una sorta di sincronizzatore che ferma il cambio. Come sentiamo parlare di sincronizzatore nel cambio normale? Quella è quella ganascia che frena il cambio mentre la macchina sta cambiando e mentre spegne l'iniezione. Se il guasto fosse elettronico, quindi in diagnosi, allora il guasto diventa invisibile e non possiamo più intervenire. Noi abbiamo un grande uomo che è Fernando, era uno dei nostri, adesso lui è diventato Mr. Transmission e ci fa tutti quegli interventi, compreso il test di banco, che noi non possiamo fare. Fai quindi, ciao così alla prossima. Ciao, guardatevi. Fermo, fai ciao piano. Ciao ragazzi. Vallistore.com, il sito, pagina Facebook. Non ci siamo dedicati alle cavolate, settimana prossima c'è uno di voi che devo sistemarlo. Buona serata. No, ciao, sarà un ciao. Po' di... No, musica. State lì, dopo la pubblicità, Lotus Cup.
especially free world.